Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti. Se è la prima volta che siete su questo canale, parliamo di profumi. Che novità! Oggi vi faccio vedere la mia selezione, i profumi che mi sono fatto mandare da Unicu questo mese. Andiamo! Error. Parlo un po' a bassa voce perché sto registrando di notte, ragazzi. Domani mattina devo andare a lavorare. Pensate un po' che bello. Adesso devo montare il video, poi fare tutto quanto. Mi raccomando, un like se potete perché mi date un po' di forza. È tosta, è difficile, fino a settembre sarà tosta, ma continuiamo sul pezzo. Allora, per tutti coloro che non sanno cos'è Unicu, ragazzi, qua sopra vi lascio una scheda dove ve lo spiego meglio. Oggi farò una cosa a grandi linee. Avete mai pensato che ogni volta che io parlo, sicuramente sì, tanti di voi si sono appassionati al mondo delle fragranze e tutto quanto, delle fragranze di nicchia, no? Quelle fragranze che costano tanto, che sono così buone, così ricercate, così particolari. Ecco, con Unicu avete la possibilità di prendere questi grandi decant, guardate qua, questi grandi decant così, da 8 ml, che fanno praticamente che potete farci tanti spray a un prezzo molto molto vantaggioso. Sì, perché vi posso assicurare che se voi fate un giro, i campioncini, ragazzi, un campioncino da 1,2 ml, 2 ml, roba così, li pagate almeno 5-6 euro. Almeno. Poi ci sono alcuni che li paghi anche di più. Invece con Unicu, praticamente con poco di più, praticamente vi portate a casa un decant da 8 ml. Ora, ci sono varie opzioni in realtà, potete prendere uno, due o tre fragranze al mese e queste opzioni praticamente vi danno la possibilità di avere anche uno sconto, quindi più ne prendete più sconto avete e avete anche un ulteriore sconto del 30% con un codice sconto che vi lascio qui sotto se lo mettete, se lo inserite quando state facendo il vostro ordine. Quindi ve lo spiego benissimo. Lì, ok? Andate a vedere, scrivete Unicu, Alex Parfum, vi esce tutto. Il primo video che ho fatto vi spiego perfettamente cos'è Unicu. Oggi invece vi voglio dire qual è stata la mia selezione che mi sono fatto arrivare da Unicu. Allora, ragazzi, mi sono fatto arrivare quattro fragranze. Tutte e quattro molto particolari, tutti voi secondo me siete molto molto curiosi di sapere quali sono. Allora, cominciamo dalla prima, che è Parfum de Marly Calan. Poi la seconda è stata Oud for Greatness di Imitio. Dopodiché la terza è Xershof Erba Pura. E poi Nishan Asibat. Ragazzi, tutte fragranze di un certo livello, eh? Allora, come possiamo ben vedere, Calan c'è ancora un bel po' dentro, quasi tutto. Erba Pura. Asibat. E Oud for Greatness. Eh sì, perché praticamente sono 2 settimane circa, se non di più, che praticamente mi metto quasi solo questi per testarli e per darvi una mia personale recensione su questi profumi. In realtà, se volete proprio una recensione accurata, la faremo. Però vi posso dire le mie primissime impressioni su tutti e quattro i profumi. Allora, cominciamo da Nishan Asivat. Nishan Asivat vi consiglio di farvelo decantare da Unicu, ma non vi consiglio di comprarlo in boccia intera. Sapete perché? Perché non li vale i soldi che costa. È un extra de parfum, è un profumo che si ispira, che si interfaccia un pochino molto da vicino con Creed Aventus. Effettivamente quando lo spruzzate all'inizio lo ricorda moltissimo, ma le differenze ci sono. Io ho avuto Nishan Asivat sulla mano e Creed Aventus sull'altra. Vi posso dire che Creed Aventus tende ad essere più morbido, leggermente più fruttato, ok? Fruttato morbido, con questo legno di sottofondo molto levigato, molto morbido. Invece Asivat è un po' più pungente,
più sul limone proprio, limone molto, però non è un limone classico, un limone molto particolare, molto buono, con questo fondo quasi salato, ma anche lui rotondo, è qualcosa di speciale. Non è un profumo semplicistico, non è qualcosa che passa inosservato, ha ottime performance, ma non così buone da costare quel prezzo. E quindi per questo un decant sarebbe più che perfetto, piuttosto che avere la fragranza originale. Poi, nel caso sulla vostra pelle performa da paura, vi piace tantissimo, ricevete un sacco di complimenti, allora compratevi la boccia. Ma intanto Unicu vi dà la possibilità di prendervi un decant. Secondo me è una figata. Io un giorno mi sono fatto la doccia con questo profumo e un altro giorno invece mi sono fatto 3-4 spruzzi. Non cambia molto, tende ad essere abbastanza lineare, ok? A sbaffate. Comunque, ottimo profumo, mi piace molto l'odore. Sono un po' interdetto sulle performance, su alcune persone performa da paura, su di me medio, ok? Así va. Dopodiché passiamo a Calan, un profumo che mi ha deluso molto. E non deluso come profumo, in realtà, perché come profumo non è deludente, come profumo si sente che è molto valido. Ma a me ha deluso perché io mi aspettavo un'altra cosa, mi aspettavo un fruttato all'arancia completamente differente, invece questo è un Terre d'Hermès di nicchia. Se vi piace Terre d'Hermès, allora vi piacerà Calan. Se non vi piace Terre d'Hermès, non vi piacerà Calan, perché è un vetiver terroso, super ammuffito. Si sente proprio la nota quasi ammuffita, terrosa. Quell'odore un po' marroncino, ok? Verdastro, con note anche verdi. Questo è Calan, molto pungente, maschile, forte. Quindi non è un profumo adatto a tutti, è un profumo adatto a persone che adorano il vetiver sporco, terroso. Questo è Calan, con questa nota di scorza d'arancio, ma che si sente veramente poco in realtà. Si sente molto di più questo vetiver. Sì, vetiver nudo e crudo, proprio forte. Secco, 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 secco. È un profumo stramega, stramega dry, secchissimo. Quindi, se vi piace questo tipo di profumi, molto elegante, allora Calan fa al posto. Sì, al posto vostro. Al caso vostro. Passiamo adesso invece a Oud for Greatness di Inizio. Anche qui ne manca parecchio, ragazzi, perché l'ho usato molto. Questo è un profumo con grandi, grandissime performance, anche sulla mia pelle. Questo significa che sulla vostra, magari sulla pelle di un'altra persona, avrà delle performance stratosferiche. Me ne sono spruzzato tantissimo questo periodo. Qualche giorno me ne sono messo 3, 4, 5, 6 spruzzi, poi un altro giorno me ne sono messi tipo 15, anche sulla maglietta. Ho inondato, calcola che la gente. Ecco, una cosa c'è da dirla: con questo profumo non vi fanno i complimenti, ma vi dicono: mamma mia, quanto si sente il profumo! Madonna, ma si sente fortissimo, forte, mamma mia, quanto, che profumo ti sei messo! Però non ti dicono: mamma mia, che buono sto profumo! Perché effettivamente è buono, ma la nota dell'oud, ragazzi, è per gli amanti dei profumi. Cioè, se a voi piacerà, sicuramente. Allora, sa di. Sapete cosa sa? Di biancheria. Pulita, ok? Un po' zozzino, è un profumo un po' zozzino, acchiapposo, sa di biancheria, di molto, molto pulita, ma allo stesso tempo con un sentore di pelle, di frutta secca, con qualcosa di anche un po' fruttato, leggermente fruttato. Quindi mettete un po' questa biancheria pulita, ma non troppo pulita, ma comunque pulita, perché sennò poi non sporca, ragazzi, pulita ma indossata da una persona pulita, di bell'aspetto, ci siamo capiti? Con questo odore un po' fruttato, con questo oud molto arrotondato e addolcito. Questo è Oud for Greatness. A me piace molto, non comprerei la boccia intera,
anche se su di me ha delle grandissime performance che dico wow, lo vorrei per le performance, ma no, perché secondo me non è profumo che fa al caso mio. A me piace l'oud più animale, bello forte, spigoloso. Comunque, è un grande profumo. Anche questo vi consiglio di decantarvelo. Anche questo vi consiglio di decantarvelo da Unico, perché è da paura, ragazzi. Cioè, avere il travel così che ve lo portate appresso è da paura, ve lo dico. Vi ricordo che qui sotto vi lascio lo sconto, eh. Quindi entrate dal sito, ma poi usate lo sconto che trovate qui sotto. E poi parliamo di quello che mi ha deluso di più, del quale avevo aspettative più alte e invece sono rimasto particolarmente deluso. Stiamo parlando di Erba Pura di Xerchoff. Allora, ho provato due profumi di Xerchoff fino adesso, tutte e due non mi hanno lasciato granché. Probabilmente è semplicemente gusto mio, so che sono fragranze molto amate, però a me non piace, Erba Pura proprio non mi piace, lo sento mega sintetico, cioè sa praticamente di caramelle gommose, non da fiera. Cioè, proprio quando andate a prendere le Haribo, no? Le Haribo, apri il pacchetto e ci metti il naso dentro, cioè proprio... Non sa di erba, non sa di puro. Caramelle al melone. Caramelle al melone da fiera. Le Haribo al melone. Cioè, ragazzi, sa di questo, sa di fruttato chimichissimo, chimicissimo, fortissimo. A me non piace. A me non piace, non mi piace. Quindi questo qua non è proprio una fragranza che fa per me. Non so come mai abbia così tanto cioè, destato così tanta attenzione, ma ragazzi, cioè, vi dico questo. Kenzo Acqua ha le stesse performance, più o meno, poco meno, ok, poco meno. E praticamente quando all'apertura è quasi identico. Questa frutta caramellata, ma in più lui ci mette una nota tipo... Mentre lui rimane solo caramelle gommose, Erba Pura, lui è caramella gommosa insieme al legno. Le performance hanno lì, lui costa 30 euro, questo 2,70, vedete voi. Bene, detto questo ragazzi, ci fermiamo. Unicu è una grande, grandissima mano, una grandissima figata per tutti coloro che cercano di provare tanti profumi di nicchia, ma non provarli e basta. Cioè, ragazzi, indossarli perché sono 8 ml, ci fate un sacco di spruzzi, ve li mettete molto bene i profumi da 8 ml. Cioè, metti il caso che fra 2 mesi ti sposi, e allora sto mese ti provi un profumo, il mese prossimo te ne provi un altro, e gli 8 ml li finisci tutti per il tuo matrimonio. Mamma mia, che figata, senza che ti sia comprata la boccia intera. Vabbè, che sto divagando. Ragazzi, date un'occhiata al link qui sotto, ci sono i miei consigli più il codice sconto sul primo mese. Vi voglio bene, ci vediamo alla prossima, ciao.